paese che vai, aereo che trovi. E Eden ha dovuto prendere l'elicottero per visitare col generale Byrne un posto avanzato del Negeri Sembilan in Malesia, dove ancora perdurano le azioni contro i guerriglieri comunisti. Nella baracca del comando gli verranno illustrate le operazioni. Indigeni Sakai, coadiutori degli inglesi, gli mostrano le loro cerbottane. Non mancheranno gli scorci pittoreschi nella relazione che sul proprio viaggio Eden farà alla Camera dei Comuni. Si collauda un nuovo congegno di sicurezza. Invece di lanciare il paracadutista, l'apparecchio da quota zero lo proietta in su a quota sufficiente perché il paracadute possa fare il suo dovere. Queste prime prove vengono effettuate con un pupazzo. Legato al seggiolino di lancio, lo si cala nella carlinga. Basterà che il pilota gli lanci in viso un raggio accecante e il meccanismo automaticamente gli farà schizzare il salto necessario per ridiscendere illeso dopo che il seggiolino si è distaccato. Il sistema è stato studiato per gli atterraggi pericolosi. Le macchine luccicano come rugiada nel volgersi a queste neonate. L'atto di battesimo ci informa che le nuove rose si chiameranno Colombo. Le asperge di spumante la signora Lynch, consorte del presidente della Società Italia. Sono state ottenute da Domenico Aicardi di Sanremo. La cerimonia si svolge sulla nave che porta il loro nome. È pronta a saltare. Con la rosa Colombo farà raggiungere a New York una lontana gentilissima pronipote del navigatore. Fa ritorno in America padre George Bissonnette, espulso dalla Russia. Da 25 mesi officiava nell'URSS, unico sacerdote cattolico straniero. Dopo di aver riabbracciato il padre e la madre, narrerà i commossi addii dei suoi fedeli. Confrontarla con la fotografia non occorre, questa è Lollobrigida, tutta lei. Una sua breve sosta in una libreria milanese basta a rinnovare la solita scena. La folla, che si è addensata all'esterno, irrompe per disputarsi gli autografi della diva. E lei, con la sua nota affabilità, moltiplica le firme. Che trionfo portarsele a casa. Ma un pignolo vuol vedere subito, legge Nives Zegna. Non c'è sbaglio, Nives è una giovane attrice ed è già più che una promessa.